Buongiorno, io sono Sonia Filippazzi, giornalista di Radio Rai. Il mio ruolo nell'ambito dell'organizzativa iniziata da ISPRA e Ministero per la Transizione Ecologica verso la giornata mondiale dedicata alla tutela della biodiversità è in realtà di fare parlare chi di questi temi da tempo si occupa sotto vari aspetti. E qui intanto vi presento in ordine rigorosamente alfabetico Gian Umberto Accinelli, entomologo e conarratore, docente di scuola superiore a Bologna, in questo momento tra l'altro in classe con i suoi alunni, seconda A, liceo scientifico Manzoni, indirizzo sportivo, che con l'occasione salutiamo. Luca Mercalli, poi climatologo, presidente della Società Meteorologica Italiana, e Gianluca Piovesan, docente di scienze forestali e di pianificazione ecologica del territorio all'Università della Tuscia. Io partirei dalla fine e anche dall'ultima delle domande, che poi è il tema della giornata mondiale di quest'anno, il 22 maggio, appunto, per la tutela della biodiversità. Gianluca Piovesan, il tema è: siamo parte della soluzione, che cosa vuol dire? Sì, siamo parte della soluzione. Buongiorno a tutti, perché innanzitutto dobbiamo cambiare il nostro rapporto con la natura, con il nostro rapporto con cui ci relazioniamo, con l'estrazione delle risorse naturali e così via. E quindi la parte della soluzione è innanzitutto riconoscere uno spazio adeguato ai processi naturali. A questo proposito richiamo, no, Wilson, il padre che ha coniato il termine biodiversità, che lui suggerisce un paradigma Alfaert che ha attualmente può sembrare un'utopia lasciare metà del pianeta ai processi naturali e metà per le nostre attività antropiche, ma questa è l'unica soluzione se noi vogliamo evitare la sesta estinzione di massa, perché la degradazione, il degrado degli habitat, sia marini che terrestri, è causa di perdita di specie, di funzionalità degli ecosistemi e purtroppo la perdita di specie e il degrado degli habitat è un vero allarme ambientale che noi ricercatori sappiamo da decenni, e quello che abbiamo fatto fino ad oggi, anche se ci fermiamo oggi, perderemo circa il 20% delle specie. Questi sono calcoli che ha fatto Wilson sulla base di modelli, solo per quello che abbiamo fatto fino a questo momento. Siamo ancora in tempo per fermarci, ma se noi ci fermiamo oggi, il 20% di specie che ancora sono sul pianeta li perderemo per un'eredità di quello che abbiamo fatto con il passato. L'IPBES lo sa benissimo, e anche la strategia europea per la biodiversità lo sa benissimo, a tal punto che per il 2030 ha fissato il 30% di aree protette e il 10% di riserve integrali. Riserve integrali vuol dire luoghi dove la natura compie i propri cicli, con alberi che nascono, crescono e muoiono, seguendo un ciclo naturale. Questo è molto importante. Luca Mercalli, quanto incide il clima su tutto questo? Diamo anche lì dei dati. Non ti sentiamo? Il clima incide moltissimo sulla perdita di biodiversità, soprattutto quando varia troppo rapidamente. Le specie viventi sono in grado di adattarsi su tempi lunghi alle variazioni climatiche, lo hanno sempre fatto nel passato arcaico della nostra Terra, ma certamente se le variazioni avvengono in pochi anni, pochi decenni, come stiamo attivando noi con il riscaldamento globale, generato dalle attività umane, dalla combustione del petrolio, del carbone, del gas, anche le specie viventi sono messe sotto stress. Alcune riescono a migrare, anche se poi non sempre si adattano perfettamente alle nuove condizioni. Altre, proprio come gli alberi, hanno delle velocità di migrazione estremamente lenti, mica hanno i piedi gli alberi. Gli insetti di cui ci parlerà Gian Umberto sono molto più efficienti. Ma molte specie rischiano di perdersi per strada e quindi subire estinzione proprio a causa del fatto che può arrivare una siccità o dei periodi anche lunghi, le mega siccità che durano anni consecutivi possono sterminare un'intera comunità di vegetali, possono trasformare una foresta in deserto. Magari noi ci mettiamo poi anche altri elementi, come la deforestazione che accelera, quindi accelera quelle che è già l'instabilità generata dal clima. Quindi abbiamo purtroppo tante pressioni che vanno a indebolire la resilienza, la capacità di adattarsi della natura. La cementificazione è un altro drammatico problema perché noi interrompiamo questi habitat, li tagliamo per esempio con un'autostrada e un'autostrada o una ferrovia sono come una diga che impedisce le migrazioni di molti viventi. Pensiamo agli anfibi, no? Alle piccole forme di vita che devono muoversi camminando su terreni magari
alla ricerca di acqua, terreni acquitrinosi. E qui vi aggiungo allora, proprio per stare nello stesso solco di quello che il collega ha detto rispetto al danno che abbiamo già fatto alla natura, almeno 20% di specie già condannate, indipendentemente da quello che faremo in futuro, così capita anche per il clima. Almeno 2 gradi ormai di aumento termico entro la fine di questo secolo non ce li leva più nessuno. Sono un'eredità degli sbagli e della lentezza a intervenire fatti nel nostro passato. Certamente se ci fermiamo oggi nell'emissione dei gas a effetto serra, possiamo fermarci anche a quei 2 gradi e non andare a 5. 5 gradi sarebbero catastrofici, 5 gradi in 80 anni. Ecco la velocità di questi processi. Sono cambiamenti che sono già avvenuti nel passato arcaico della Terra, magari in decine di migliaia di anni. Noi rischiamo di farli accadere in meno dello spazio della vita di un uomo. È importante poi rilevare che tra le specie che sono in via di estinzione potremmo essere compresi anche noi. Gian Umberto Accinelli, in attesa di capire quello che succederà a noi, vediamo il punto di vista degli insetti, appunto. Che cosa sta succedendo? Che come si può raccontare, anche nella sua esperienza di econarratore, quello che sta cambiando in termini di biodiversità da un mondo dei piccolissimi, insomma, quelli che spesso trascuriamo, non vediamo, ma sappiamo anche quanto sono importanti nell'equilibrio complessivo. Eh sì, gli insetti sono importantissimi per vari motivi. Il primo è che sono tantissimi, quasi il 70% di tutte le specie degli animali appartengono alla classe degli insetti e numericamente, poi non ne parliamo, sono miliardi di miliardi di miliardi, ma hanno anche un'altra caratteristica, sono molto antichi, sono animali estremamente antichi e quindi durante il loro periodo di vita hanno instaurato tante relazioni con i vari elementi degli ecosistemi, in particolare con le piante. Cioè la connessione tra piante e insetti è qualcosa di molto stretto. Quindi se noi aumentiamo il clima, se noi cementifichiamo, se noi distruggiamo le foreste, per forza di cose facciamo così dei danni agli insetti e gli insetti svolgono tantissimi ruoli nell'ecosistema. Uno tra tutti, quello dell'impollinazione, quindi veicolano il pollen da una pianta all'altra, favorendo la fecondazione incrociata e quindi la biodiversità. Quindi insomma a cascata, distruggendo le piante, si distruggono gli insetti e appunto si rovinano gli ecosistemi. Ci tengo a dire che uno dei fattori chiave, a mio avviso, per migliorare gli ecosistemi in generale, per fare qualcosa per gli ecosistemi, è eliminare quello che distrugge gli ecosistemi, che a mio avviso non è l'uomo in sé, è l'ignoranza dell'uomo, perché l'uomo sa fare anche cose meravigliose, anche a favore per l'ambiente. Quindi dobbiamo eliminare così l'ignoranza ed è uno dei motivi per cui così insegno al liceo scientifico. È una buona notizia che non siamo costretti ad eliminare la specie umana per salvare le altre, questo mi sembra ottimo. E a proposito di buone notizie, sicuramente non ne mancano nell'esperienza di Gianluca Piovesan, no? Nell'ambito di, per esempio, raccontare quali caratteristiche hanno alcuni dei nostri alberi in Italia rispetto al resto d'Europa e anche la conservazione. Sì, quando si parla di biodiversità, l'Italia, per quello che riguarda l'Europa, è un hotspot di biodiversità. Siamo inseriti nel Mediterraneo, ospitiamo aree di rifugio glaciale della flora, della fauna, e nonostante un territorio di antica antropizzazione, dove si sono sviluppate culture, sulle nostre montagne abbiamo ancora delle foreste integre, così integre da ospitare gli alberi più vecchi d'Europa. Ad esempio, circa 5 anni fa sul Pollino abbiamo rinvenuto Italus, un pino loricato di 1230 anni, che è l'albero scientificamente datato più vecchio d'Europa. Al di là dell'interesse, no, scientifico per gli studi sulla longevità, perché hanno poi ricadute in tanti campi della biologia, quello che è importante sapere è che questi alberi così antichi racchiudono dei microhabitat unici, per esempio parlando degli insetti, penso al Bubastis splendens, no? Questo coleottero che si è estinto da tutte le nostre foreste di conifere delle Alpi, insomma di buona parte dell'Europa, perché sono state utilizzate dall'uomo in maniera eccessiva e non sono stati rispettati questi cicli così lunghi. Sul Pollino, così come su alcune aree della penisola balcanica dove ci sono questi pini così vecchi,
Questa specie che è a rischio di estinzione è ancora presente, quindi è un gioiello, come nella faggeta che ho sul mio sfondo, ritroviamo lo Smoderma eremita, no? Questo coleottero che ha il profumo di pesca, molto bello, molto affascinante, che sta solo in questi ambienti dove l'uomo rispetta i cicli naturali. Quindi rispettare i cicli naturali è un messaggio molto importante, a tal punto che in Italia abbiamo aderito con esempi guida, da diversi anni abbiamo avuto il riconoscimento delle faggete UNESCO, patrimonio dell'umanità, per cui dal 2017 abbiamo questo sito seriale riconosciuto per il valore mondiale unico nell'ambito di una rete europea, per cui siamo in una rete europea di siti particolarmente integri di boschi di faggio, in cui l'Italia rappresenta veramente un nodo importante di questa conservazione della natura. Che potrebbe estendersi, no? Anche andando verso sud. Sì, adesso abbiamo candidato l'Aspromonte, anche questa foresta del Pollinello, e la risposta la avremo da qui, scusate, è entrato adesso un'ape, e l'avremo a luglio, perché abbiamo fatto il dossier di candidatura, l'USIAN ha fatto le valutazioni, a luglio sapremo se sarà riconosciuta questa estensione fino all'Aspromonte, che dal punto di vista del cambiamento climatico è un territorio estremamente interessante, perché è proprio inserito nel centro del Mediterraneo, in un'area in cui il riscaldamento è importante. Però la bella notizia è che le foreste non toccate all'uomo, molte delle quali inserite all'interno del demanio dello Stato, quindi attualmente gestite dai carabinieri forestali, stanno resistendo al cambiamento climatico. Non solo sono resilienti, ma addirittura gli alberi stanno rispondendo e si stanno quindi acclimatando. Questa è una bella notizia, perché sappiamo che hanno una certa capacità di resistere, però non dobbiamo contare molto a lungo quello che ci diceva prima Luca, è importantissimo, cioè anche se hanno questa capacità di resistere dobbiamo quanto prima passare, no, al rispetto delle 4R, di utilizzare, riciclare, risparmiare, cioè cambiare il nostro modello di sviluppo, perché ormai la corda è stata tirata troppo a lungo, quindi dobbiamo intervenire quanto prima sulla riduzione dei gas serra. Ecco, a proposito di Mediterraneo e di cambiamento climatico, Luca Mercalli, ci sono vari dati e varie punte di attenzione che riguardano proprio il Mediterraneo. Ne vogliamo ricordare qualcuna, perché è così importante da un lato e perché è sotto stress dall'altro, come? Il Mediterraneo è molto esposto al cambiamento climatico, cioè avremo dei dati di variazione mondiale, ma ci saranno delle zone dove queste variazioni rischiano di essere più estreme. E il Mediterraneo è purtroppo una di queste, perché è una zona di contatto. Pensate che l'Africa, con il gigantesco deserto del Sahara e gli anticicloni roventi, da dove arrivano ogni tanto le ondate di calore anche su di noi, è a due passi. Varcata la costa africana, nel giro di poche centinaia di chilometri si arriva proprio sulle nostre coste del sud Italia, ma altri 1000 chilometri e siamo sulle Alpi. Quindi se la temperatura sul pianeta aumenta di 2 gradi, in Italia potrebbe aumentare di 4. Se aumentasse nel mondo di 5, in Italia potrebbe aumentare di 8, portandoci in condizioni tropicali e spostando quindi quegli areali che sono graditi a piante e animali come li conosciamo oggi, superando delle soglie di tolleranza. Le piante e gli animali possono essere resilienti entro degli intervalli, ma poi improvvisamente, appena superato un certo intervallo, vanno in sofferenza. Questo capita anche a noi. Noi stiamo bene con temperature attorno ai 20-25 gradi. Quando superiamo i 25 gradi con un'umidità molto elevata, cominciamo a sentire un po' di caldo. Sopra i 30, sopra i 35 gradi, con umidità molto elevata, siamo in forte disagio fisico. Oltre i 40 gradi, ricordiamo che anche il corpo umano può morire. A 42 gradi il corpo umano muore. Quindi, se non siamo in condizioni di poterci raffrescare, anche la specie umana ha delle zone dove praticamente non può sopravvivere se non poche ore. Vi saranno familiari quelle immagini dei turisti nella Valle della Morte, in California, dove quest'anno si sono toccati 54 gradi. Allora c'erano tutti quelli che scendevano e camminavano su un suolo bollente e si facevano il selfie con il termometro a 54 gradi. Pochi minuti. Poi a fianco c'era l'autobus col motore acceso e il condizionatore a manetta. Se stavi lì un po' troppo, andavi arrostito come in condizioni che sono al di fuori della vivibilità del corpo umano. Quindi ricordiamoci che questa corda non possiamo tirarla oltre. Se arriviamo a condizioni di questo genere, oltre le temperature elevate, in Italia avremo anche una combinazione di eventi estremi che saranno in certi momenti distruttivi. Ricordiamoci della tempesta Vaia al ottobre del 2018, che ha abbattuto migliaia di ettari delle nostre bellissime foreste dolomitiche,
Oppure pensiamo a tutte le alluvioni che periodicamente flagellano già l'Italia oggi e che potrebbero diventare più numerose e più intense. Gianumberto Cinelli, nella storia del mondo, diciamo, ci sono specie che si estinguono, altre che evolvono, altre nuove che a poco crescono. Perché dobbiamo preoccuparci della scomparsa o del rischio di scomparsa di alcune specie, in particolare appunto di quelle di insetti? Nel 1971, comunque all'inizio degli anni 70, è uscito un libro molto importante di Barry Commoner che si chiama ovviamente Il cerchio da chiudere. E il ricercatore americano individua i principi dell'ecologia, cioè l'ecologia è lo studio delle relazioni all'interno di un ecosistema, e lui dice che il primo principio, la prima legge dell'ecologia è che tutti gli organismi sono collegati, cioè un'interconnessione che regge l'equilibrio degli ecosistemi, solo che queste interconnessioni, questi fili che legano gli organismi l'uno all'altro, sono invisibili. Quindi quando ne tagliamo uno, non sappiamo dove è legato. E quindi a cascata può avere degli effetti per noi assolutamente incontrollati. Quindi rompendo dei fili, si possono rompere dei fili molto vicini a noi e quindi addirittura così portare all'estinzione della nostra specie. Quindi è meglio così in qualche modo osservare e tutelare quello che non conosciamo. Sono già successi tanti disastri ambientali dove si sono rotte queste interconnessioni e gli effetti sono stati più disparati e assolutamente imprevedibili. Quindi uno dei motivi molto pratico è appunto stare attenti a quello che non si conosce, una sorta di bottone che se schiacciato chissà quale effetto avrà. Ecco, Gianluca Piovesan, questo vuol dire che dobbiamo rinunciare alle attività economiche, ad attività redditizie, insomma lasciare spazio alla natura vuol dire farsi da parte e non fare più nulla? Beh, guarda, allora qui è interessante il discorso perché grazie all'economia circolare che si sta sviluppando con l'innovazione tecnologica, ma anche con una consapevolezza del consumatore, noi avremo sempre una pressione, l'obiettivo è quello di avere una pressione minore sugli ecosistemi naturali e nelle strade delle risorse. Questa è la finalità dell'economia circolare, no? Quindi mettere in piedi dei processi produttivi virtuosi che diminuiscono la pressione sugli ecosistemi naturali, quindi lasciare spazio alla natura, soprattutto in ambienti come sono quelli montani, dove è difficile oggi come oggi avere delle attività produttive che generano reddito. Quindi si parla molto di intensificazione sostenibile, che può essere una delle strade importanti per una popolazione, perché l'altra medaglia che ci dobbiamo sempre ricordare quando parliamo, no, di lasciare spazio alla natura, è che la popolazione sul pianeta sta aumentando e che la popolazione che aumenta ha bisogno di essere alimentata, ha bisogno anche lei di spazio. Quindi questo è un compromesso che noi riusciamo a vincere. Sono un ottimista attraverso naturalmente lo sviluppo di nuove tecnologie, la presa di consapevolezza della dimensione, della direzione in cui dobbiamo andare e a quel punto con delle soluzioni pianificate che vedono, soprattutto nell'economia circolare e nella transizione ecologica, un punto di snodo della questione ambientale di cui tanto si parla dagli anni 70. L'Italia è stata sempre all'avanguardia sia su concetti, sulla ricerca, su questi temi. Ecco, è il momento delle soluzioni, direi, perché purtroppo dal protocollo di Kyoto ad oggi le soluzioni non sono arrivate come devono arrivare. La CO2 che rilasciamo ogni anno è raddoppiata in atmosfera, invece dovevamo diminuire. Allora è il momento, no, di agire questo, e lo dobbiamo fare subito, non fra 5 anni o fra 10 anni. Ecco, concretamente resto con lei perché era la domanda da cui eravamo partiti, quindi siamo parte della soluzione nell'ambito del suo settore in particolare, che cosa vuol dire? Quali azioni, quali interventi da fare e quali anche invece già attuati, quale portare ad esempio? Sì, per quello che riguarda le foreste, se ne sente tanto parlare di foreste, di alberi, no? Sono parte della soluzione dello sviluppo sostenibile. Allora, innanzitutto sta nel riconoscere uno spazio adeguato ai processi naturali, quindi non solo rispettare le foreste vetuste, le foreste vergini, ma anche lavorare per riespandere questi spazi della natura intorno a noi. Sappiamo benissimo che non è solo interesse per conservare la biodiversità, sappiamo che queste foreste integre o comunque che andranno verso livelli di naturalità più spinti ci danno quelli che oggi vengono chiamati servizi ecosistemici così importanti per la collettività. Sono servizi diffusi, non monetizzati ancora, ma di cui tutti godiamo, no? Pensiamo alla protezione al dissesto idrogeologico o all'acqua di qualità che abbiamo in montagna dalle sorgenti grazie proprio a questa funzione delle foreste e a tanti altri servizi che danno queste foreste. Quindi ci vuole una corretta
azione che lasci questi spazi alla natura e allo stesso tempo, nel momento in cui siamo chiamati, nel mio caso, a utilizzare le risorse forestali, farle con il più basso impatto ambientale possibile, cioè estrarre queste risorse dalle foreste con delle tecniche sofisticate, avanzate e che quindi prevedono nella innovazione tecnologica, ma anche nel modo in cui interveniamo, delle soluzioni che permettono di ridurre l'impatto, perché quando l'uomo utilizza una foresta causa sempre un impatto perché interferisce con i cicli naturali, soprattutto la foresta è un ecosistema naturale a differenza di un campo di grano e così via, no? Quindi dobbiamo quanto più sempre cercare delle soluzioni alternative. Ad esempio, una soluzione molto importante che in Italia non è mai decollata è quella dell'arboricoltura da legno, cioè produrre impianti specializzati per avere legno che viene prodotto fuori foresta, come viene fatto in altri paesi con la rovere, con tante specie che danno legname pregiato. Altro importante aspetto è quella invece poi della biodiversità che entra nelle città, perché la biodiversità, soprattutto di alberi, di ecosistemi naturali, aiuta anche, per quello che riguarda la salute pubblica, ad avere un nuovo rapporto con la natura, che oggi noi sappiamo con studi clinici che chi fruisce della natura tende ad avere meno malattie metaboliche. Stiamo facendo con l'ASL di Viterbo degli studi addirittura per il recupero dei pazienti post-Covid attraverso dei percorsi in natura dove si riprende questa attività fisica nel long Covid, no? Quindi stiamo avviando un percorso che non è sperimentale, clinicamente si sa che tutto ciò funziona, il contatto con la natura funziona. Ecco, il problema è farlo diventare, così come nell'economia circolare, una prassi virtuosa che fa parte poi delle scelte del nostro modo di operare quotidiano. Luca Mercalli, fra le scelte da attuare nel nostro operare quotidiano, dal suo punto di vista, e fra l'altro è stato molto attivo anche a supporto dei movimenti dei ragazzi che negli ultimi due o tre anni hanno decisamente dato slancio e sicuramente nuova linfa all'impegno, perlomeno sul lato di sensibilizzazione contro i cambiamenti climatici. Ecco, la nostra risposta oggi, quale può essere dal suo punto di vista? Siamo parte della soluzione, come? Siamo parte della soluzione soltanto se riusciremo a renderci conto che non è possibile una crescita infinita in un pianeta dalle dimensioni finite. Questo è il nocciolo della questione. Noi abbiamo un'economia che è in totale rotta di collisione con i limiti naturali. Eppure la parola d'ordine crescita la sentiamo ripetere ogni minuto, dai presidenti del Consiglio ai sindaci, agli industriali. Tutti vogliono crescere, ma dove? Non si può più crescere, è finito lo spazio, sono finite le risorse. Dobbiamo cambiare proprio il modo di economia, ma per cambiarlo bisogna proprio mutarlo alle basi. Non può più essere un sistema economico che per essere prospero richiede di consumare di più. Dobbiamo fermarci a un livello ritenuto opportuno e stazionario. Un altro elemento che non deve più crescere è proprio la popolazione mondiale. Non dobbiamo dare per scontato che tanto la popolazione aumenta e quindi avremo bisogno di più cibo e dovremo tagliare più foreste per coltivare questo cibo che ci manca. Ma è molto più semplice fermare la proliferazione della specie umana a un livello tollerabile con i limiti naturali. Questo lo sappiamo che si può fare con metodi culturali e per esempio la parità di genere, l'emancipazione delle donne in Africa e in Asia che può permettere una naturale diminuzione del tasso di fertilità e quindi un arresto di questa popolazione che oggi già sfiora gli 8 miliardi e diventeranno purtroppo 9, 10, 11 se lasciamo le cose come stanno, aumentando la pressione sull'ambiente per quanti siano i passi di miglioramento tecnologico che facciamo dall'altra parte. E le cose che invece possiamo già fare noi in un paese come l'Italia sono imparare a usare le energie rinnovabili, l'efficienza energetica nelle nostre case, abbiamo anche l'ecobonus che ci aiuta a risparmiare energia, a mettere il cappotto ai nostri muri, le finestre con i tripli vetri, i pannelli solari sul tetto, mangiare meno carne, perché una dieta con troppa carne propone all'industria agroalimentare la richiesta di maggiori allevamenti intensivi e gli allevamenti sono poi fonte di deforestazione per la coltivazione del foraggio e di emissioni di altri gas a effetto serra come il metano. Non è necessario diventare vegetariani, ma bisogna ridurre fortemente il consumo di carne nelle nostre diete. E poi dobbiamo consumare di meno e viaggiare di meno, compreso l'aereo che tutti non vedono l'ora di riprendere dopo i lockdown, ma è il mezzo più inquinante. Usiamo una riunione Skype che ci fa consumare poche centinaia di grammi di CO2 per far funzionare i computer contro migliaia di chilogrammi di CO2 che emetteremo con un viaggio intercontinentale. C-
cerchiamo di viaggiare solo quando è necessario in termini fisici e viaggiamo invece con il pensiero e le idee attraverso l'informatica. E per quanto riguarda l'economia circolare, bando a quell'economia usa e getta e attiviamo sempre di più un'economia più sobria, dove consumiamo solo ciò che serve e che sia durevole e riparabile. Il Green Deal europeo in effetti andrebbe verso questa direzione, ma per il momento è soltanto un annuncio sulla carta che bisogna trasformare in realtà. Certamente bisogna trasformarlo in realtà, bisogna farlo tutti, ciascuno con la propria parte. Sappiamo anche che sono scenari di transizione, appunto, in cui il cambiamento, chi lo giudica una sofferenza, invece non va vissuto necessariamente come una penalizzazione. Ci sono nuove opportunità, nuove occasioni, nuove prospettive. Gian Umberto Accinelli, lei ne parla in narrativa, ne parla anche a scuola. Che riscontro ha da parte dei ragazzi? E anzi, fra l'altro, se i ragazzi hanno domande che vogliono porre, gli esperti. Sì, credo che abbiano una domanda, dopo la faranno. Allora, i ragazzi sono estremamente più consapevoli, più sensibili rispetto alla mia generazione. Quando ho fatto il liceo io non sapevamo niente. Non sapevamo nulla della crisi ambientale, o sì, se ne iniziamo un po' a parlare, ma erano nicchie. Adesso invece i ragazzi sono consapevoli e per esempio una cosa che fanno quasi tutti è arrivare in classe con la loro borraccia. Non prendono l'acqua dalle macchinette, ma la prendono la borraccia. Non lo so se lo fanno per ecologia o perché hanno paura di me che gliele impongo, questo non ho ancora capito. Comunque di fatto lo fanno. In realtà si possono fare tante cose. Il primo, come dicevo, è informarsi, è migliorare noi stessi per migliorare il nostro ambiente. Quindi c'è tantissima letteratura anche di qualità sull'ambiente, conoscere la natura. Fortunatamente ci sono stati tanti studi sul tema, quindi conoscere come funziona il nostro mondo ci aiuta sicuramente a preservarlo. Una cosa che abbiamo fatto noi ricercatori dell'Istituto di Entomologia insieme a Giorgio Celli, che era il nostro maestro, il nostro professore, è quello di abbiamo creato uno spin-off di università che prende il nome di Eugea. Eugea propone dei piccoli mezzi per essere ecologicamente attivi anche in città, che in realtà potrebbe accogliere la natura. Adesso accoglie una natura sgradevole, accoglie le zanzare, accoglie le mosche, accoglie gli scarafaggi, ma semplicemente perché gli abbiamo creato l'habitat, per esempio, per le zanzare. Noi abbiamo creato il paradiso in terra per le zanzare, poi le vogliamo eliminare. Ecco, allo stesso modo potremmo creare il paradiso per le farfalle, per le api, per tutto un mondo, un popolo di insetti utili che in città potrebbero così respirare. Non è sicuramente la soluzione, però è una piccola goccia, ma tante gocce formano il mare, formano gli oceani. Diceva, c'è una domanda forse dei suoi ragazzi? Ragazzi, avete una domanda? Non li posso far vedere che sono minorenne, no, che sono in seconda. Aspetta, però la riferisca lei. Prego. Allora, la domanda era, l'energia rinnovabile è più costosa di quella tradizionale? Sì, loro, non so se avete sentito, hanno una domanda sull'energia rinnovabile. Pensano che sia più costosa, alle volte addirittura meno sostenibile di quella tradizionale. Vuole rispondere lei direttamente? Secondo me Luca Mercalli è più così titolato a rispondere. Allora Luca Mercalli, a lei la risposta. Allora la prima cosa è che dobbiamo valutare i costi in moneta rispetto ai costi in sofferenza. Se guardiamo a tutti gli scenari di cui abbiamo parlato adesso, questi ragazzi che oggi sono a scuola, fra 30-50 anni potrebbero ricevere tali danni da questo ambiente fuori controllo, clima fuori controllo, da avere una vita in un pianeta ostile. Che valore vogliamo dare a questo? Quando un incendio ti brucia la casa, quando un'alluvione te la spazza via, quando un'ondata di calore ti impedisce di sopravvivere, quando soffrirai la fame, quando avrai il livello del mare che aumenterà di un metro e ti entrerà in salotto, divorando le spiagge, le case e generando delle migrazioni di massa epocali. Che prezzo vogliamo dare a tutto questo?
Ma io sono perfettamente d'accordo oggi a pagare magari qualche centesimo di euro in più un kilowattora di energia, tra l'altro usandola meglio e non sprecandola, per evitare questo prezzo gigantesco che non si può monetizzare. La sofferenza non ha prezzo. E questo già da solo basterebbe a dire è un confronto perdente in partenza. Meglio spendere oggi un po' di soldi per non avere questo futuro invivibile domani. L'altro elemento è che le energie rinnovabili cominciano tra l'altro a costare anche meno di quelle fossili. Lo vediamo con il sole, i pannelli fotovoltaici e le pale eoliche producono energia a prezzi che oggi sono assolutamente pari o inferiori a quelli del petrolio e sicuramente inferiori anche a quelli dell'energia nucleare. Qual è il problema di queste energie? Che sono intermittenti. Più che il prezzo è il fatto che il sole di notte non c'è, o il vento c'è soltanto quando soffia, e magari io in quei momenti avrei bisogno di energia e non ne ho. Quindi la grande sfida per la transizione energetica sostenibile, più che nella quantità di energia in sé producibile con il sole, con il vento e con l'acqua, sta nella nostra capacità di inventare dei sistemi di accumulo per mettere da parte l'energia quando è abbondante, per esempio in una radiosa giornata di luglio, e poterla usare quando è scarsa, per esempio in una buia e fredda giornata di dicembre. E qui siamo ancora un po' indietro ed è lì che bisogna lavorare. Ma magari sarà proprio questo studente nella classe di Gian Umberto che fra qualche anno si iscriverà a una facoltà di fisica o di ingegneria e inventerà con una sua equipe di colleghi il metodo per immagazzinare l'energia e noi tutti insieme gli conferiremo il premio Nobel. Sicuramente. Tanto io gli do 8, nel frattempo gli do 8. Intanto questo risponde anche all'argomento, al tema di questa giornata e di tutta la settimana di preparazione verso la giornata della tutela della biodiversità. Siamo parte della soluzione, meglio di così non si potrebbe chiudere la sessione. Il tempo a disposizione per questo incontro termina qui. Certo, non finiscono le domande, ma appunto è possibile, anzi è l'invito di poter continuare a informarsi e approfondire. E intanto grazie a Gian Umberto Accinelli, a Luca Mercalli e a Gianluca Piovesan e buona continuazione di giornata. Arrivederci. Quindi di nuovo buongiorno, Sonia Filippazzi, cambio io di luogo e soprattutto cambiamo gli esperti per questa serie di incontri in vista della giornata mondiale della biodiversità il prossimo 22 maggio. Li introduco subito, sono Roberto Danovaro, biologo marino, presidente della stazione zoologica Anton Dorn, Giorgio Vacchiano, ricercatore in scienze forestali, Università di Milano, e Lorenzo Ciccarese, che è responsabile di biodiversità per ISPRA e rappresentante italiano all'interno di IPBES, che è il panel intergovernamentale di esperti scientifici in materia. Io vi farei partire da una fotografia, quello che ciascuno di voi vede nella propria esperienza lavorativa, che è un osservatorio speciale a cui non molti hanno accesso in termini naturalmente di biodiversità. Roberto Danovaro, il mare. Immenso, ovviamente. Che cosa in particolare spicca all'osservazione in questi tempi? Intanto spicca il fatto che stupisce quanto ancora poco sappiamo effettivamente della biodiversità degli oceani. Fino ad oggi sono state censite circa 250.000 specie, 17.000 specie sono solo nel nostro Mediterraneo, il Mare Nostrum, che però è circa lo 0,8, lo 0,82% della superficie degli oceani. Quindi è un vero e proprio hotspot, come dicono i ricercatori, un punto di concentrazione di biodiversità. Ma questa è proprio la punta dell'iceberg. In realtà negli oceani si nasconde il grosso, diciamo, della biodiversità. Parliamo di almeno probabilmente il 90%, dal 50 al 90% delle specie ancora sconosciute. Quindi ci basta semplicemente mettere la nostra testa sott'acqua o lanciare i nostri strumenti per andare a campionare nelle profondità per scoprire quasi sempre specie nuove in ambienti diversi. Quindi, diciamo, uno scrigno straordinario che rende tra l'altro straordinari i servizi ecosistemici, perché grazie a questa biodiversità e alla ricchezza di queste forme che possiamo respirare il 50% dell'ossigeno del pianeta, servizi ecosistemici come quello della depurazione delle acque, e l'alimentazione dell'uomo che
già adesso, grazie solo alle risorse del mare, copre quasi 1 miliardo di abitanti sul pianeta, ma purtroppo, purtroppo dico per i pesci, diciamo, il consumo di risorse marine sta aumentando nel tempo, insieme anche all'aumento della crescita demografica, insomma, che determinerà evidentemente ulteriori impatti da questo punto di vista. E poi abbiamo anche però nuovi strumenti, nuove tecnologie, esistono adesso strumenti molecolari, strumenti metagenomici che ci permettono di indagare anche su quel meraviglioso mondo invisibile che è quella infinità di microrganismi che sono concentrati per lo più nei nostri mari ed oceani, la cui abbondanza è straordinaria, cioè stiamo parlando di 10 alla 31 organismi microscopici e quindi chissà lì quante centinaia di migliaia, quante milioni di specie nuove saranno pronte per essere scoperte in futuro. C'è tantissimo lavoro ancora da fare, soprattutto nel mare. Giorgio Vacchiano, per quanto riguarda le foreste, per non essere da meno, diciamo. Sembra che le foreste siano un mondo più facilmente conoscibile rispetto alle profondità del mare. Per alcuni versi è così. Sappiamo il numero di specie di alberi che esistono in Italia, che tra l'altro è il più alto in Europa. Abbiamo tra le 125 e le 150 specie arboree, a seconda di cosa vogliamo considerare un albero oppure no. Abbiamo degli inventari forestali a cadenza decennale che ci aiutano a capire la consistenza della risorsa, e che ci, per esempio ci raccontano che le foreste italiane sono in espansione, guadagnando 50.000 ettari di territorio ogni anno, soprattutto nelle aree interne abbandonate dall'agricoltura o dal pascolo che non vengono più utilizzati. E qua iniziano le complessità. Non è detto che una superficie ricoperta da bosco sia ugualmente efficiente nei confronti della biodiversità. Sappiamo che un ecosistema che comprende più specie è senz'altro più resistente e resiliente agli stress ambientali. Lo abbiamo visto con Vaia, dove la maggior parte delle foreste buttate giù dal vento erano delle monoforeste, delle foreste costituite da una sola specie, tra l'altro particolarmente fragile, come vedete, l'abete rosso. Però l'espansione delle foreste può essere, diciamo, efficace e benefica per quelle specie di piante e animali specialisti, come vengono chiamati, di questi ecosistemi. Di nuovo un esempio su tutti, il lupo, il cui ritorno negli ultimi decenni è stato proprio favorito dall'aumento della connessione ecologica tra le foreste e le aree verdi, possono in alcuni territori invece nuocere alla biodiversità più legata alle aree aperte. Ci sono molti progetti LIFE, per esempio, quindi progetti di conservazione finanziati dalla Commissione europea, che vogliono mantenere i fiori, gli insetti, le specie legate alle radure che sulle nostre montagne tendono a chiudersi. Recentemente il secondo rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia ha provato a fare una ricognizione dello stato della biodiversità nelle nostre foreste, scoprendo ad esempio che un terzo è a basso o grave stato di conservazione della biodiversità, specialmente nella pianura padana, dove gli alberi ormai sono quasi del tutto esclusi dall'ecosistema e dove continuiamo a consumare suolo fertile, nei corridoi ripari. I boschi ripari, i boschi idrofili sono altamente compromessi su tutto il territorio nazionale e in un particolare tipo di boschi, i boschi di querce, che soffrono sia l'espansione delle attività umane sia gli effetti della crisi climatica, la siccità che le stanno mettendo sempre più in crisi. Quindi interessante capire quali sono gli ambiti più vulnerabili per poter concentrare su di loro la maggior parte degli sforzi di conservazione. Poi torneremo su un'altra domanda, su questo che sicuramente apre molte considerazioni, però intanto Lorenzo Ciccarese dà una fotografia del mondo mare, acqua, da quello delle foreste, una più complessiva di quello che si sta muovendo, quali sono i dati da ricordare a livello globale sulla fronte della biodiversità. Sì, io per rispondere alla domanda vorrei citare qualche dato dell'ultimo rapporto di valutazione globale dell'IPBES, appunto, che ha fatto emergere la gravità della situazione dello stato della biodiversità a livello globale. 1 milione di specie a rischio di estinzione. 1 milione di specie a rischio di estinzione significa che almeno un quarto delle specie catalogate rischiano di scomparire nell'arco di 1 o 2 decenni. Ma ce ne sono altri che riguardano, per esempio, il fatto che solo il 5% degli ecosistemi naturali sia intatto, cioè non condizionato dall'uomo.
ma c'è un altro dato che forse più di altri almeno serve a far capire l'importanza, il valore economico della biodiversità. Intendiamoci, la biodiversità ha un valore per sé, un valore intrinseco, relazionale, non solo strumentale. Però in alcuni casi il valore economico della biodiversità serve per far capire che la biodiversità è importante anche perché su di essa si costruisce, no? Si edifica l'economia, la prosperità delle nazioni e delle comunità di ogni parte del mondo. Allora, uno studio dell'IPBES, sempre del 2018, se ricordo bene, ha stimato che il valore economico degli impollinatori vale circa 200 miliardi di dollari, veramente, comunque sì, circa 200 miliardi di euro l'anno. Allora, faccio notare che 200 miliardi di euro corrisponde alla somma dei fondi che verranno messi a disposizione del nostro paese tramite il Piano Nazionale di Recupero e Resilienza. Quindi i danni che gli impollinatori hanno subito negli ultimi anni per effetto dello sviluppo dell'agricoltura intensiva, dei cambiamenti climatici, della propagazione di specie aliene invasive e poi dell'inquinamento, ha un valore economico importantissimo. Tra l'altro a danno di un gruppo tassonomico spesso trascurato, no? Perché ci sono specie simbolo che vanno insomma alla ribalta, di cui si parla molto, ma di insetti invece si parla poco, eppure rappresentano insomma, un gruppo faunistico di eccezionale importanza, tra l'altro straordinario dal punto di vista della biologia, della fisiologia, che merita invece una diversa attenzione. Ma questo serve per capire che ognuno di noi, ogni specie, è parte di una rete, e questa rete serve per il benessere non solamente del genere umano, ma di tutta la vita selvatica. Roberto da Novaro, tantissime cose che non conosciamo, già queste però che citate di tanti numeri, ma è davvero così importante difenderle tutte, le specie nel corso del tempo appunto evolvono, alcune scompaiono, perché dovremmo preoccuparci così tanto? Dobbiamo preoccuparci perché, diciamo, le specie non hanno un valore estetico, hanno un valore funzionale. Anche a livello dell'espansione dell'uomo, sia dalle ere primordiali, l'espansione demografica della popolazione umana si associa a quelle aree che avevano una maggiore diversità e ricchezza di risorse naturali, favorite anche da condizioni climatiche e quant'altro. In qualche modo l'uomo è una specie che si è evoluta in questo sistema. Allora, il ragionamento su che cosa è giusto o non è giusto salvare è un discorso molto scivoloso, ovviamente, e tra l'altro di fatto quasi impossibile. Però noi sappiamo che, da un certo punto di vista, gli indicatori migliori della salute degli ecosistemi sono i grandi organismi. Sia nei mari sia nell'ambiente terrestre, sono oltre ai grandi monumenti costruttori che sono le foreste, noi abbiamo che però quelle specie di grandi dimensioni sono spesso quelle più vulnerabili, sia perché l'uomo le ha identificate come target, come obiettivi di caccia, sia come competitori, e questo è successo anche negli oceani, dove è scomparso ad esempio il 99% di squalo, lo squalo bianco praticamente è stato quasi completamente decimato in Mediterraneo. Abbiamo un abbattimento di 60 milioni di squali all'anno solo per magari l'utilizzo delle pinne per qualche zuppa, secondo delle tradizioni culinarie orientali. Abbiamo decimato le popolazioni dei grandi mammiferi marini, per parlare delle balenottere azzurre, eccetera, rimangono solo quelle di più piccole dimensioni. E questo nonostante uno sforzo sempre più forte di concentrarci almeno su queste creature, che sì, è vero, stimolano anche di più l'interesse, no? Da parte delle persone. C'è un po' un effetto, magari anche Walt Disney, cioè di quelle creature che ci sembrano più vicine a noi, no? Ma è anche vero che sono quelle più fragili.
perché tutte le grandi creature, pensiamo a una tartaruga marina che compie anche 7.000 km, una migrazione, il ritrovamento recente di questa balena grigia che era scomparsa nel mare del nord da oltre 60 anni, tra l'altro, e che oramai è un areale sempre più ristretto. Queste grandi creature hanno bisogno di grandi areali, incontaminati, senza uomini che le scaccino o le caccino, e quindi diciamo stiamo rendendo un pianeta sempre più stretto. Allora, tornando alla domanda, che cosa fare e come conservare? L'uomo, noi non riusciamo a essere selettivi, noi riusciamo magari in alcuni casi a proteggere, incoraggiare alcune specie con interventi mirati, e questo è possibile, ma noi dobbiamo assolutamente abbandonare l'idea che la protezione della natura sia avere l'ultimo panda in uno zoo, perché noi perderemo completamente il ruolo che queste specie svolgono nell'ambiente naturale, che è quello per cui si sono evolute, no? Quindi abbiamo bisogno di ricreare le condizioni perché possano recuperare, e la resilienza di queste popolazioni, cioè il loro recupero, dipende inestricabilmente dal difendere il loro habitat. E allora torniamo al punto. Qual è la vera azione devastatrice da parte dell'uomo? Sì, la sovrapesca, stiamo pescando sino al fondo, diciamo, del barile del coso, stiamo pescando in modo industriale, irrazionale, anche specie che non vogliamo pescare, peschiamo tutto, ma soprattutto, ad esempio con la pesca a strascico, pensiamo anche alle turbosoffianti, stiamo distruggendo l'areale, è come se andassimo con un bulldozer per funghi. Ecco, immaginate, no, per diciamo, come Giorgio si trovasse una foresta di velta perché stiamo andando per funghi, ma invece di prenderli una alla volta, magari tagliarli, lasciarli riprendere, andiamo con un bulldozer. E quello che stiamo facendo nei mari è questo. Quindi abbiamo stravolto e distrutto talmente tanti habitat che poi non riusciamo ad avere l'ambiente dove queste specie possono sopravvivere, riprodursi e così via. Tra l'altro, moltissime specie, anche quelle con abitudini pelagiche, svolgono dei periodi, diciamo, importanti, soprattutto nelle fasi giovanili, più a costa, e lì vengono ancora più martoriate. E quindi abbiamo tanti problemi da questo punto di vista, che sono delle misure di protezione, e a volte, anche quando ci sono misure di protezione, pensiamo alle aree marine protette, abbiamo un problema di illegalità. Pensiamo al caso della pesca illegale del dattero e faraglione di Capri, pensiamo alle varie tipologie di pesche ancora adesso vengono fatte in alcune zone utilizzando veleni, reti attaccate alla riva, cioè dispositivi non permessi dalla legge. Noi abbiamo un problema ancora forte di illegalità, ecco, questo difficilmente si concilia con la loro protezione. Certo, questi sono i comportamenti palesemente scorretti. Giorgio Vacchiano parlava prima di progetti di conservazione, no? C'è anche un'evoluzione nel tempo, c'è stata e probabilmente ci sarà ancora un'evoluzione nell'approccio alla tutela e alla conservazione, anche perché appunto per permettere la ricrescita o la ripresa di una specie magari si va a danneggiarne un'altra, diciamo, per fare rinascere un bosco si annulla un prato magari a danno degli impollinatori di cui parlava prima. Chi è che decide oggi? Come funziona la scelta? Qual è il giusto equilibrio tra le specie? Diciamo che quello che manca completamente è una governance mondiale. Forse la più grande sfida oggi è posta dagli impatti a lunga distanza. Non solo negli oceani, che è evidente a tutti come siano connessi in tutto il pianeta, ma anche nelle foreste, anche se sono, diciamo, fisicamente scollegate, apparentemente separate l'una dall'altra, sono in realtà profondamente connesse. Pensiamo al fenomeno che chiamiamo la deforestazione incorporata, per esempio, cioè quella generata dai prodotti che vengono importati anche da noi, penso all'olio di palma, alla soia per l'alimentazione animale, alla carne bovina allevata magari in Sud America, e che generano deforestazione, cioè scomparsa definitiva della foresta per essere prodotti. Prima ho parlato dell'espansione delle foreste in Italia, ebbene, come consumatori in Italia generiamo la distruzione di foreste più o meno pari per estensione a quelle che a casa nostra si espandono. E oggi è difficile capire, è difficile anche conoscere, ci sono ancora tante cose che non sappiamo negli ecosistemi. Nelle foreste, diciamo, sono abbastanza di dominio pubblico queste ultime ricerche che scoprono le reti di comunicazione, no? Come dell'internet del bosco, che collegano le piante attraverso una simbiosi, quindi una collaborazione di organismi tra pianta e fungo, che fa passare segnali, sostanze chimiche, segnali d'allarme, sostanze nutrienti. La conosciamo pochissimo. Quindi è molto difficile decidere come e cosa fare. L'approccio classico è quello di proteggere. La prima parola chiave potrebbe essere questa: porre un freno alla deforestazione
e proteggere le aree, il classico approccio del parco, dell'area protetta o della riserva. Questo può andare bene per le aree ormai minacciate e rare, per le poche foreste indisturbate o vetuste che abbiamo in Italia, circa 9.000 ettari, iscritte anche dall'UNESCO recentemente nel Patrimonio Mondiale Naturale dell'Umanità, ma per esempio per le grandi aree del mondo si è visto che l'approccio migliore non è quello di recintarle, ma di affidare la cura alle popolazioni indigene. Le foreste dove c'è una popolazione indigena che gestisce, che usa le risorse naturali e sa come farlo, sono meglio conservate e hanno più diversità rispetto alle foreste, diciamo, recintate e protette. Puoi ripristinare, la seconda parola, che non equivale solo a piantare alberi. Stamattina mi stavo documentando sulla campagna di rimboschimenti della Cina, il più grande progetto di ripristino ambientale nel mondo. Sono stati piantati quasi 30 milioni di ettari di foreste, no? La superficie pari a quella dell'Italia, con lo scopo di fermare l'avanzata del deserto. Peccato che nella maggior parte dei casi sia usata una sola specie, il pioppo, che ha subito l'80% di mortalità in seguito a siccità, in seguito all'arrivo di un insetto, e ha addirittura impoverito le risorse idriche, le falde, a causa della sua grande richiesta di acqua. Quindi è necessario conoscere i gusti, gli effetti, le minacce delle specie che utilizziamo, scegliere i posti giusti per piantare, questo vale anche per le nostre città. E infine gestire, non dimentichiamoci delle foreste che esistono e che possono avere dei modi che conosciamo per conciliare la fornitura dei servizi ecosistemici, compresa la produzione di materiale, come questo legno alla mia sinistra, con la conservazione della biodiversità. C'è un bel progetto che vi invito a visitare, si chiama GoProFor, e su internet racchiude proprio tutte le buone pratiche per la gestione forestale della biodiversità, come fare a conservare le specie rare pur in foreste gestite al di fuori delle aree protette, cioè nella maggior parte del nostro territorio. Ecco, Lorenzo Ciccarese dice: Giorgio Vacchiano, manca una governance mondiale. Che cosa si muove in ambito IPBES verso la conferenza delle parti della biodiversità in Cina, per l'appunto? E in effetti ha ragione Vacchiano, la questione della governance globale, del multilateralismo, è una questione fondamentale, intanto per affrontare, cercare di arrestare e invertire il declino della biodiversità, ma anche dei cambiamenti climatici, no? Questi due grandi problemi socio-ecologici che sono fra loro fortemente intrecciati e interdipendenti. Riprendendo quello che diceva prima Vacchiano, c'è bisogno di affrontare congiuntamente le due questioni, perché non si può pensare di affrontare la questione dei cambiamenti climatici senza affrontare sinergicamente anche la questione della biodiversità. Non si può pensare di piantare alberi per mitigare i cambiamenti climatici se queste operazioni, questi interventi, non vengono fatti considerando anche la conservazione della biodiversità, la tutela delle risorse idriche, del suolo, eccetera. Quindi, però noi sappiamo abbastanza, diciamo, per intervenire in maniera corretta per soluzioni, no, vincenti su entrambi i lati. Allora, questo è intanto un approccio nuovo che sta seguendo il negoziato per il prossimo accordo globale per la biodiversità, che doveva essere finalizzato l'anno scorso, poi per via della pandemia è stato tutto rimandato. Speriamo di raggiungere questo risultato alla fine di ottobre di quest'anno, quando si terrà in Cina questo summit delle Nazioni Unite per la biodiversità, e speriamo di avere un risultato importante. Allora, questo risultato dovrà in qualche modo riflettere questo concetto della protezione e del restauro, del ripristino. Protezione perché ci sono tantissimi studi che dicono che lo scheletro, no, la struttura portante della conservazione è rappresentato dalle aree protette. Nel 2010 è stato definito questo target di raggiungere almeno il 17% di aree protette in ambiente terrestre, e questo è forse l'unico risultato raggiunto dei 20 target definiti appunto nel 2010, e questo è un punto di partenza importante. Però noi vogliamo passare da questo 17% al 30%. Gli scienziati, tra cui Wilson, no, il coniatore del termine biodiversity, dice che c'è bisogno di half earth, di metà terra da proteggere. Probabilmente ha ragione, c'è bisogno di raggiungere questo obiettivo il prima possibile, però c'è bisogno di definire anche dei target che siano in qualche modo
realistici oltre che ambiziosi. E il 30% per l'Unione Europea, per l'Italia e molti altri paesi è una soglia non negoziabile. Naturalmente bisognerà lavorare molto con i paesi in via di sviluppo che ritengono che questo target possa in qualche modo impedire, no, l'idea di sviluppo che loro hanno, in qualche modo condizionare anche la sovranità popolare. Però questo è un target, diciamo, fondamentale, da cui partire poi per fare attività di ripristino e di restauro, che non è, come veniva ricordato prima, solo restaurare una duna, un'area umida o ripiantare una foresta bruciata. Restauro significa anche fare delle attività di integrazione del valore della biodiversità nei settori produttivi, nell'agricoltura in primis, e poi nella silvicoltura, nella pesca, nel turismo. Quindi, fare del valore della biodiversità un fondamento per le attività economiche. Nell'agricoltura questo significa, per esempio, passare a forme più gentili, no? Questo gentile non significa meno economiche di fare agricoltura. Noi in Italia abbiamo una storia di successo straordinaria, anche se con qualche ombra l'agricoltura biologica dà occupazione a decine di migliaia di persone, è un settore in forte crescita, rappresenta ormai dei numeri economici importanti. Quindi questo dà l'idea che è possibile fare la protezione e il restauro. E la protezione non significa impedire attività economiche, significa anzi favorire nuove forme di crescita, di sviluppo, di occupazione, di dare equilibrio anche fra le aree remote, montane del nostro paese e aree invece più urbanizzate. E quindi è un'occasione che speriamo venga colta anche dal Piano Nazionale di Recupero e Resilienza. C'è bisogno di più alberi, di più diversità, di coste meglio protette, di mari più resilienti e sani. E quindi, insomma, questo accordo globale è un'occasione importante che non dobbiamo mancare. Certamente, Roberto Da Novaro, passando appunto al tema di quest'anno, siamo parte della soluzione dall'osservatorio specifico. Che cosa vuol dire? Come siamo parte della soluzione? È esattamente questo, cioè l'uomo è stato parte del problema, anzi è stato forse il principale problema, anzi per noi ricercatori ha creato problemi a se stesso, diciamo, lo sviluppo di tante, diciamo, anche di pandemie, epidemie, sono risultato di un uso maldestro del rapporto con la natura. Ma l'uomo ha anche la soluzione in mano, perché grazie alle tecnologie che finora sono state usate in modo distruttivo, ha la possibilità di svilupparne altre, blu e green, che possano invece andare verso la direzione, diceva Lorenzo, ovvero verso quello che è il grande piano di restauro ecologico. Le Nazioni Unite hanno dedicato il decennio 2021-2030 all'ecosystem restoration, al restauro ecologico. E nel restauro ecologico ci sono due elementi. Uno, come veniva detto, è la protezione, lasciamo che gli ecosistemi si riprendano, bene. Il secondo invece è azione, cioè l'uomo interviene e rimette i pezzi insieme, riformula, diciamo, quelle condizioni ambientali, anche intervenendo, spostando, per poter ricreare quella naturalità degli ambienti, alcuni ambienti che è stata distrutta. Quando usare una soluzione e quando usare l'altra? La soluzione attiva è necessaria quando, come ad esempio avviene nei siti di interesse nazionale, delle bonifiche, avremo prospettive di millenni per recuperare. Allora lì il restauro ecologico accorcia di 100-1000 volte il recupero degli ambienti ed è indispensabile. Ma aggiungo, dato che parliamo di una transizione ecologica e solidale, che questo aspetto da un lato è estremamente favorevole all'economia, perché c'è un business potenziale straordinario. Noi abbiamo fatto un progetto europeo, Merces appena concluso, sul restauro ecologico e abbiamo creato un club di 350 aziende che vogliono investire solo nel restauro ecologico marino. Quindi una delle professioni del futuro, l'Italia è una delle leader nel restauro dei beni culturali, l'Italia e l'Europa devono diventare leader anche nel restauro ecologico, che tra l'altro adesso viene richiesto in qualunque opera infrastrutturale delle grandi compagnie mare. Quindi questo è senz'altro un elemento che segnala il futuro anche in termini di nuove professioni, no? Una professione su due nel 2050 ancora non la conosciamo, ecco, questo sarà una di quelle professioni che da qui a pochi anni potremo vedere.
che si interseca nel caso del mare anche al 2021-2030 come decennio della ricerca marina oceanica per uno sviluppo sostenibile. Queste due cose assieme hanno un potenziale straordinario e i nostri mari sono un grande test di prova perché sono difficili. Sono difficili, il restauro ecologico negli oceani è partito molto dopo che negli ambienti terrestri, richiedono tecnologie complesse, ma sono una straordinaria opportunità. Peraltro, già colta nel PNRR, che credo che abbia proprio investito nel piano di conservazione e restauro delle coste e dei mari italiani 400 milioni di euro. E quindi, diciamo, è dove l'ISPRA giocherà un ruolo chiave, ovviamente. Quindi speriamo che questa sia veramente una grande partenza per questa svolta, diciamo, epocale. Certamente un'occasione da non perdere. Giorgio Vacchiano, tornando al punto, siamo parte della soluzione, quali strumenti possono avere i cittadini? Molto anche praticamente. Io spesso invito le persone a guardare gli alberi con occhi diversi. Veniamo da una cultura che ci ha insegnato a considerarci separati dalla natura, lo stesso nome, natura in opposizione a cultura, come se fossimo due soggetti che hanno poco a che vedere l'uno con l'altro e che anzi è meglio che restino lontani per non crearsi dei danni a vicenda. Io penso che questo abbia creato invece molti danni, questa lontananza. Quindi cosa vuol dire vedere gli alberi con occhi diversi? Immaginare che ciascun albero, ciascuna foresta, vicina o lontanissima, sta facendo qualcosa per noi. Sta assorbendo una parte della CO2 che noi continuiamo a vomitare nell'atmosfera. Sta proteggendo un versante impedendo che frani, una valanga impedendo che si distacchi. Ci sta tutelando dal dissesto idrogeologico. È un posto dove rinfrancare il corpo e lo spirito, anche nelle nostre città, in particolare in tempi di pandemia. Quindi cercare la conoscenza. Conoscete il bosco più vicino a casa vostra? Sapete qual è? Sapete quali alberi lo abitano? Quali animali lo abitano? Provate a farvi un giro. Anche questi boschi nuovi, questi boschi di prossimità, come li chiama il FAI, che arrivano a farci visita nelle nostre città, almeno nel nostro paese, siamo fortunati. E poi, per quanto riguarda invece le conseguenze a grande distanza, quelle che derivano magari dalle grandi politiche, dalla politica energetica o i rischi anche nell'attività di mitigazione del cambiamento climatico, come diceva Lorenzo Ciccarese, è importante un altro rapporto, quello con i nostri rappresentanti, cioè capire lì dove le grandi decisioni vengono prese e non possiamo far mancare la nostra voce. Ci sono ancora luoghi dove si prendono decisioni riguardo al mix energetico, riguardo alla politica di un paese, agli scambi internazionali e commerciali, pensiamo all'importazione di prodotti. È importante recuperare anche questo rapporto, altrimenti sì, possiamo fare azioni individuali che magari hanno una certa efficacia, ci mettono anche in pace a volte con il nostro senso di smarrimento e di negativo nei confronti della distruzione della natura, ma non risolveranno il problema lo risolviamo insieme perché siamo una comunità. E anche a me piace citare il PNRR, un'azione in particolare, quella del ripristino ecologico del bacino del Po, il più grande bacino idrico che abbiamo in Italia, a cui sono state dedicate parecchie risorse, proprio per combattere la frammentazione, cioè questo spezzettamento delle aree ecologiche che è una delle principali minacce a livello mondiale. Allora, cominciamo da casa nostra, cominciamo dai boschi sotto casa e cominciamo da sentirci comunità. Per chiudere anche a Lorenzo Ciccarese chiedo come siamo parte della soluzione in una battuta. Siamo parte della soluzione sia come cittadini privati, come padri, ma siamo parte della soluzione per l'attività che svolgiamo nella società. Io sento una grande responsabilità in entrambi i casi per le scelte che faccio quotidianamente, per decidere di cambiare dieta, utilizzare legname certificato o agricoltura biologica o cercare di ridurre il più possibile l'emissione di plastiche negli oceani, nei mari, nei fiumi. Quindi possiamo fare molto anche come nel nostro caso ricercatori. Poi nel mio caso sento veramente questa grande responsabilità, questo dovere di agire per quello che posso, perché ho, come dire, il compito di agire da interfaccia fra la scienza, quindi con Roberto, con Giorgio, e poi con i decisori politici. Io penso che da questo punto di vista siano cambiate tante cose. Poi conosco gli ospiti che abbiamo oggi. So che loro, come centinaia e centinaia di scienziati, sono usciti dai laboratori, cosa che non era fino a qualche anno fa,
per informare la politica, no? Dare forma alle decisioni, e dare forma alle decisioni in maniera science-based, no? Basate sulla scienza. Perché c'è bisogno di scelte informate? Perché non abbiamo tempo, abbiamo bisogno di fare le cose il più rapidamente possibile. Io so che, per esempio, per la redazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza molti scienziati ricercatori sono stati coinvolti. E quindi penso che insomma, noi scienziati abbiamo un grande ruolo, una grande responsabilità anche nel comunicare. E poi un'ultima cosa volevo dire, questa è un'indicazione che viene data da IPBES. C'è bisogno di far dialogare le scienze naturali e le scienze sociali. Finora dai cambiamenti climatici, dalla biodiversità, sono stati esclusi diciamo, gli studiosi della prima cultura, no? Filosofi, etnologi, antropologi. Prima sia Roberto sia Giorgio parlavano della necessità di coinvolgere le popolazioni native, locali, le cittadinanze nelle scelte che vengono fatte nelle politiche di sviluppo e di crescita. Non si può pensare più di fare delle aree protette senza coinvolgere i cittadini, senza coinvolgere i sociologi, gli antropologi che conoscono le tradizioni, i saperi, le culture. E quindi c'è bisogno, come dice il nuovo accordo globale ancora in bozza, di tutta la società e di tutti i decisori politici. Perfetto, il tempo a disposizione per questo incontro termina qui. Io comunque condivido nel mio piccolo e rilancio l'invito a continuare a informarsi e a partecipare. Sono temi che ci riguardano tutti e molto da vicino, anche molto più di quanto a volte si possa pensare. Grazie a Roberto Da Novaro, grazie a Giorgio Vacchiano e grazie a Lorenzo Ciperti. Grazie a voi. Grazie.